Buongiorno a tutti, eccoci qui in questo nuovissimo video. Come vi avevo detto nel video di precedente, ecco, vi faccio vedere gli acquisti che avevo fatto al mercato da una bancarella, che sono sempre acquisti perlinosi, perché appunto sto racimolando un po' di materiale per poi iniziare a creare e non vedo veramente l'ora perché sono troppo come dire, felice, ecco. Prima di iniziare a mostrarvi questi acquisti, volevo ringraziarvi infinitamente sia i nuovi iscritti che gli iscritti precedenti, che mi seguono proprio praticamente dall'inizio. Io vi mando veramente un grosso bacio e vi ringrazio anticipatamente per esservi iscritti al mio canale e vi chiedo se avete qualche domanda, qualche video che vorreste vedere, insomma qualcosa, di scriverlo qua sotto nei commenti, che vedrò di accontentarvi. E per il momento l'uscita dei video, insomma, ecco, sarà, diciamo, casuale. Al momento che li farò, cercherò di pubblicarli, insomma, o il giorno stesso, o nei giorni seguenti, ecco. E appena avrò qualche video da fare, ecco, lo farò. E quindi niente, detto questa cosa, io vi ringrazio ancora di cuore, e perché stiamo arrivando quasi ai 1000 iscritti. Probabilmente se vedo tanto seguito ai 1000 iscritti farò anche un giveaway molto sostanzioso. E niente, iniziamo subito con gli acquisti. Ho fatto poca roba, insomma, non molta, contante che ogni filo io l'ho pagato 1 euro. Quindi ho preso questi cipollotti di questo carta da zucchero. Anche se non si vede molto bene, praticamente è uguale al colore del mio smalto. Ha molti, molti, molti riflessi sbrilluccicosi e mi piaceva tantissimo. E sono tantissime, tantissimi cipollotti. La grandezza non ve lo so dire perché, appunto, avendolo comprato così ad occhio, ancora le misure, ecco, non riesco a riconoscerle, però ho comprato su AliExpress un aggeggio per che misura direttamente la grandezza delle perle, cipollotti e via dicendo, e appena mi arriverà vi saprò dire bene. Comunque penso siano un 5 mm, 4-5 mm. 6 massimo, non di più comunque, perché non sono così tanto grandi. Comunque, andiamo avanti. Nella stessa grandezza ho preso questi argento, perché ecco, l'argento va con tutto e dovrei averli presi anche oro, se non sbaglio. Aspettate, no, sbaglio, perché oro ho preso questi che sono i bicono, comunque sempre 1 euro al filo, e ho preso i bicono oro, va benissimo. Questi sono grandi, saranno tipo 5-6 mm. Sì, 5 mm, massimo 6, non di più. E anche questo un filo 1 euro. E l'ho preso oro.
Vi chiederete perché sto prendendo colori natalizi, tra virgolette. Anche nell'altro video prendevo il rosso, il verde, oro e argento, insomma. Scusate. Questi colori così, perché sto cercando di creare creazioni natalizie. Perché volevo sotto Natale, se insomma, Covid permettendo, si potesse fare dei mercatini in modo da realizzare qualcosa anche per fare qualche mercatino e racimolare magari qualche soldo e spargere un po' la voce. Poi ho preso questi cipollotti neri che sono molto molto belli. E la grandezza sono leggermente più grandi, quindi saranno tipo 6 mm, questi di quelli. Poi ho preso questo azzurro che è stupendo, favoloso veramente, questo azzurro pastello con tutti questi riflessi, è bellissimo veramente. Peccato che non c'era più piccolino, se no l'avrei preso anche più piccolino. Poi ho preso questo blu scuro che sembra praticamente nero con i riflessi blu, ma anche questo mi piace davvero tanto. Molto molto molto. Contando 1 euro al filo sono ottimi perché ce ne sono veramente tanti. Poi cambiando un po' il colore. E seguendo il consiglio di mia figlia, ha voluto prendere questo che è un fucsia. Lei ama il rosa, fucsia, insomma, tutto quello che riguarda il rosa, le sue sfumature. E comunque mi è piaciuto molto anche a me questo colore, quindi ho detto, ciao, prendiamolo, qualcosa si farà, insomma. A me invece piace più la tonalità blu, azzurro, verde acqua e si vede perché guardate qui e non avete ancora visto tutto perché infatti per l'appunto guardate questo verde acqua, che cos'è? Stupendo, peccato che nella fotocamera si vede più azzurro ma è proprio un verdino pastello, verde acqua, stupendo, mi piace da morire. E questi invece sono piccoli, quindi saranno tipo un 3x4. Poi ho preso altri bicono bianchi. Eccoli qua. Anche questo è sempre un filo in euro. E ho preso anche i bicono neri. Diciamo quelli che vanno un po'. Il bianco e il nero vanno un po' con tutti. E ho approfittato di questi bicono, anche se non sono proprio perfetti, lo vedo anch'io che non sono proprio perfetti perché vedete, magari uno un po' più piccolo, un po' più grande, un po' così, però comunque i bicono costano veramente tanto. Anche sul video precedente che ho fatto di Cadoro, costavano. Dipende dal modello, ma costavano tipo 50 centesimi, 60 centesimi, 6 bicono, quindi nonostante che costassero molto molto meno dei siti che si trovano anche qua in Italia, comunque non capisco perché i bicono siano così veramente così tanto cari. Ho provato a fare degli acquisti su Wish e AliExpress. Sempre di perline, diciamo che i bicono alcuni convengono, però magari non ci sono tanti colori. Comunque vi farò vedere quando arriveranno gli acquisti. E per finire, la meraviglia delle meraviglie, questo filo 1 euro, ma è bellissimo questo colore. Guardate, è uguale a questi qua cipollotti. Oddio.
sono stupendi. Queste perle le adoro. Mi piacciono tantissimo il colore che hanno. Veramente. E poi sono lucidissime. Non so se si riesce a vedere bene, ma sono veramente lucidissime. E mi piacciono da morire. E quindi niente ragazzi, questo è il mio piccolo acquisto che ho fatto in una bancarella al mercato. Penso che ci riandrò sicuramente perché impazzisco tra i colori, forme, impazzisco. Perché avevo visto un video di una creativa che disse appena iniziate a acquistare diventerà una droga perché vorrete tutti i colori, tutti i modelli, tutti i tipi e me ne sto rendendo conto proprio adesso dopo aver fatto comunque questi due acquisti. E vabbè, va bene ragazzi, ci vediamo prossimamente con un altro video acquisti che sto aspettando il pacco. Scusate se magari questi video che sto facendo sono un po', diciamo, tutti uguali, nel senso che vi mostro solo quello che ho acquistato, ma per il momento non sono a casa mia, quindi ecco, riesco a fare solo questi video qui. Però vedrò un attimino magari di fare qualcos'altro adesso. Voi consigliatemelo qua sotto in un commento e poi io intanto ci rifletto un attimo e vedrò cosa posso fare. E niente, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!